Ciao amici di Twitch, Ok ragazzi, come state? Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Buona serata a tutti. Fa un po' frescolino, eh? Fa un po' freschetto. Come va, amici? Allora, adesso andiamo a comprare un po' di macchine. Dopo volevo fare le patenti stasera. O il circo. Vediamo se riusciamo a fare un po' qualcosa. Marco Bruce Games is moving. Ciao streamer. Cazzarola, mi sono dimenticato di togliere sta roba qua ancora. Di togliere il parlatore. Ciao amici di Twitch, ciao ragazzi, come state ragazze? Allora adesso farmiamo un attimino e dopo andiamo a comprare auto, a fare un po' di roba, eh. Vai via, follow and try, follow FRZZ21, sei un bot. FRZZ21, sei un bot. Ciao amici, come state? Tutto bene? Uè, vamo! Ciao, ciao amico, come stai? Allora, ti devo dire una cosa. Ho fatto una stupidata. Nel senso, io stavo farmando i miei bei soldini, così compriamo le macchine e andiamo a girare, ok? Tutto bene. Ecco, ah, tutto bene, perfetto, perfetto, Vavo, grande. Ciao Sharder, stavo parlando con Vavo, Sharder, mitico, della stupidata che ho fatto stasera. Allora, io ho farmato, sapete che, ciao ciao, grandissimo, grandissimo Sharder, dopo giochiamo online, eh? Allora, ti dico subito che ho fatto una stupidata, anzi, magari giochiamo prima online e poi faccio le mie cose. Allora, in pratica sono da solo, comunque ragazzi, stasera mi hanno abbandonato tutti, sono andati tutti a camminare. Io non c'avevo voglia, quindi sono venuto in live con voi. Preferisco fare le live che camminare, vabbè, fa niente. Infatti si vede che sono bello grosso. E, ho fatto una stupidata, ho detto andiamo a farmare un milioncino e mezzo, dai, insomma, no? Era una mezz'oretta fa quando ho cominciato. E niente, e quindi prendo la mia bella Tomahawk, dopo c'è Carlo per la livrea, credo proprio di sì, Sharder, ma adesso è andata a camminare con Leo, quindi arriverà dopo, per quello che ti ho detto, che magari l'online lo facciamo dopo, così arriva lei, facciamo un po' di online, facciamo due o tre gare, e poi torno a fare tutte le varie robe di sera che ho visto un sacco di... ecco, bravo, bravo Sharder. No, ti stavo dicendo... Se no poi mi interrompo, non mi ricordo più niente. C'ho una memoria, raga. Vabbè,
parto e dico, c'è che andiamo a fare la nostra bella live tina stasera con un po' di macchinette. Uè, dottor Master, grande amico mio. Allora, stavo dicendo, dottor Master, al Vavo e a il Sharder, che praticamente ho fatto la stupidata. Ciao Fabrizio, Warzone domani, Fabrizio, domani, stasera non è stato possibile mettersi d'accordo, anche perché il grandissimo Mori si sta esercitando, quindi non voglio rompere le scatole, domani, allora in teoria domani, se per caso non c'è Giovanni, Morris e l'Altris, che erano i tre ragazzi che dovevo giocare con loro, faccio Warzone da solo, ok? Quindi comunque Warzone domani lo portiamo. E venerdì credo. Poi devo vedere un attimo perché sono un po' incasinati, un po' tutti. E quindi se non c'è nessuno, provo a farlo io, Warzone al massimo, ma preferisco a quel punto portare il mitico Gran Turismo. E stavo dicendo, no? Grande Fabrizio comunque, grandissimo. Dottor Master, Sharder e Vavo. Stavo dicendo, ragazzi, che in pratica... Ho detto, c'è che vado a farmare i miei bel minioncino 8, così compriamo un po' di macchine, no? Cioè, dovrebbe essere uscita parecchia roba oggi. Non lo so, non sono andato a vedere, ma credo proprio di sì. Un po' di auto usate e spero che sono uscite le leggendarie, no? Allora, avevo in mano la mia bella Tomahawk e ho detto, c'è che vediamo se si possono fare altre gare con la Tomahawk, no? Magari invece di fare sempre le solite due per farmare i soldi, che dopo un po' è una rottura di scatole, e sono finito su queste qui da un'ora, no? E ho visto 1.200.000. Ho detto, caspita, buona, 1.200.000, è più di 825, sì, però non ho calcolato che ci vuole un'ora. E niente, ho iniziato a ingranellare, poi sono andato a mangiare, poi sono tornato e ho detto, Marco, ma sei fuori come un melone, perché stai facendo questa gara qua? Queste gare sono le endurance e si devono fare con le macchinette endurance piccoline, stupidine, stupidette, e diventare matti fino all'ultima curva. Però ormai era già troppo tempo che lo stavo facendo e allora questa me la faccio così, le altre endurance poi me le farò con le macchine stupidine. Dottor Master, Sharder e il mitico Fabrizio, il mitico Vavo. Tutti ragazzi, mi raccomando, fai più soldi su TikTok. Eh sì, amico mio, infatti ho sbagliato. A chi è camea sa dis, ho sbagliato amico mio, ma ormai non potevo buttare via mezz'ora del mio preziosissimo tempo. E allora godi, facciamola che almeno ci prendiamo l'oro in questa gara, che è una pista che comunque un po' mi sta sulle scatole, non è che proprio la adoro, sinceramente, cioè non la faccio bene neanche con l'automa, figurati. E allora niente, adesso ci facciamo una quindicina di giri. Vabbè, sono sempre il milioncino, bravo dottor Master, bravo. Sì, ma non era il mio scopo il milioncino, era proprio il fattore che ho sbagliato la tipologia di gare e sono andato a prendere non quelle normali ma quelle da un'ora. Quando mi sono accorto, sì, ma allora queste gare qui non, cioè sinceramente vi dico la verità, non è che l'ho fatta per fare sta gara perché non me ne frega niente avere l'oro sulle gare, così a cavolo, avere tutti gli oro poi li devi fare sulle patenti che bisogna tribulare e sui circuito, no? Quindi non è che volevo avere un oro in più qui che non me ne frega una sega, è che ho detto, c'è che facciamo qualcos'altro, no? Gara pulita, ma non so di quanto sarà. Beh, lo vediamo. Allora, la gara pulita a regola un paio li ho toccati dentro, però dovrebbe, dai, tanto 10 minuti, 15 minuti abbiamo finito, raga, il tempo di chiacchierare un attimo. Allora, 1.200.000, Vavo, 1.200.000. Ciao Giovanni! Stavo appunto parlando col mitico Fabrizio Giovanni, che domani sera portiamo, porca miseria, guida pulita appena andato da solo, che domani sera portiamo Warzonino, se ci sei, c'è il mitico Chris e c'è il mitico Morris, grande Giovanni, se ci siete, infatti Vavo, buttali via 1.200.000, ecco che è arrivato il grandissimo Leo, io ci sono, perfetto, dai,
Allora, male che vada, io e Giovanni ci siamo. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, grandissimi ragazzi e ragazze. Benvenuti nella live da Marco Grounds Games. Oh, è arrivato Olivia che ha fatto un bel giro. Sì, assolutamente, no, ma assolutamente ragazzi, io subito dopo la patch ho fatto un video fichissimo dove spiego come riportare la toma per fare... Ciao amici di Twitch, amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, iscrivetemi così almeno vi saluto in live. E se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi immediatamente amici miei, immediatamente. E fate anche l'abbonamento, immediatamente. E niente, ho sbagliato. D'altronde sbagliando si impara, quindi non dovrei far più questa stupidaggine. Anche perché se scendo faccio un party. Allora Giovanni, devo parlare di brutto. Sono riuscito a mettere le gomme morbide, se non è pulita, finita oggi in 15 minuti. Grande, grandissimo. 15 minuti, wow. Giovanni, non è che non voglio parlare con te, ma devo parlare tipo macchinetta, quindi facciamo addirittura domani che facciamo proprio la live e parti, grandissimo Giovanni. Però vediamo un attimo se per caso Giovanni dopo facciamo l'online, ok Giovanni, se facciamo l'online allora magari puoi entrare anche te così commenti la gara, eh? Adesso fammi, sì, però è troppo difficile tenere il ritmo, lo so Dottor Master, lo so, è un bel casino. Oggi stavo seguendo la live di Phil, il grandissimo Phil, stavo seguendo un pelino perché vabbè al lavoro non è che posso seguire tantissimo, tra l'altro qui le gomme sono finite raga, e ho visto che è tosta. Ho visto anche due video di Phil, forse erano i video, non era la gara. Bravo. Però mi sono fatto 3 milioni qualcosa in quasi un'oretta. Eh sì. È quello all'incirca il tempo, eh. Infatti adesso se vedrai i miei 20 milioncini, ieri sera ho speso... Quanto ho speso, Sharder? 8, 9? Non lo so Giovanni, e purtroppo le live sono improvvisate. Oh, Shard, ti devo buttare fuori subito. guarda qua che curvetta che faccio dietro la Renault. Guarda. E poi me la brucio con la Tomahawk. Grandissima Tomahawk. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Grande. Allora, aspetta che mi mangio una caramella. Una Golia. Si può fare pubblicità alla Golia? Forse no. Seguiti bene in media 19:20. Non credo, un po' prima le facciamo, credo, però non lo so, non saprei dirtelo. Domani 8:45. Okay. è vero. Ti buco le gomme lo stesso però. In amicizia, va bene? Non so proprio a che ora, penso prima Giovanni. L'importante è domani. Che 8:45 andiamo su Warzone, ok? Ce la devo iniziare da solo. Bisogna sentire il mitico Morris. Io lo sento dopo. Tu hai la possibilità, Giovanni, di sentirlo? Vuoi mandargli un messaggio? Credo di sì, sei suo amico. Scrivili se domani sera 8:45 c'è. Mi fai questa cortesia, Giovanni, grazie. Dopo gli scrivo anch'io. Oli. Comunque, ok, un momento. No. Sì, Dottor Master. È talmente OP. OP si dice. Boh. OP. Vabbè, insomma, è talmente una bestia. Tutto rosso, eh. No. Ma Olivia! Ma smettila Olivia! Olivia che mi va sul
Sì. Ma effettivamente, grande Giovanni, grazie. Ma effettivamente, ragazzi, io non lo so, perché non mi ricordo negli altri Gran Turismo se c'erano queste cose qui, se c'era una macchina che andava più forte di tutte le altre, roba del genere. Non lo sa. Ok, vabbè, cavoli miei. Secondo me neanche io. Che poi Sì, ma non scriverlo, perché se stanno guardando la live di Marco Drums Games, tu gli dici cosa devono fare per risolvere il bug e loro lo fanno e poi ci siamo fregati. Sicuramente stanno Yoshida lì, come si chiama il capo, eh? Starà guardando la live di Marco Drum Games. Vero, Gio. Dai, che mancano 10 minuti, meno di 10 minuti. Il tempo di due chiacchiere. Andiamo a vedere che cosa hanno messo. Ma hanno aggiunto una pista nuova, ragazzi. Io non me ne sono accorto della pista. Dici? Vabbè, effettivamente. Beh, però hanno fatto le macchine senza l'interno, quindi su questa disabilitare il cambio. Ciao amore mio, è arrivato Bragali. Sì, ti faccio passare quando vuoi. Tieni amore mio. Ecco ragazzi, è arrivata la mitica Bragali. Ciao amore mio, com'è andata? Stanco? Il tappeto sta facendo il suo lavoro stasera. Non stappeta. Ciao amici di Twitch, grandissimi, iscrivetevi al canale. Sera amica Shader. Ciao. C'è anche il dottor Mastermo. Deciso, ciao. Ciao Deciso. Bella lì Deciso, grandissimo. $100 milioni? Ah, grande dottor Master. Anche Deciso, siamo. Oh, veramente! Sì. Saluta anche Deciso, mo. Sì, adesso sto entrando. Sì, ma saluta lì a voce, ti sentono loro. C'è anche Giovanni. C'è anche Giovanni. Saluta tutti. Adesso vi saluta, raga. È appena arrivata e c'è ancora il fiatone della corsa. Olli sta bevendo. Anche Olli è venuta con voi? Non lo so, amore mio. Vorrei arrivarci. 42 milioni, io non ce la faccio. Adesso ne ho 20, ma stasera sicuramente. Ciao Batmarco. Ma sicuramente li spendo, non ce la faccio. Batmarco è bellissimo, grande Dio. Sai che ho ricominciato a fare sul drift, ma solo all'inizio. Oh, grande, Deciso, bravo. Bravi ragazzi. L'importante è. Allora, io ti dico una cosa. Quando ho visto la macchina da 20 milioni, il mio cervello è andato in pappa. Completamente, dottor Master. Oh, ciao Bragali TV, grande. Ciao amici di Twitch, ciao amiche di Twitch. E mi raccomando, seguite il canale di Marco Drums Games, se non siete iscritti, grandissimo. Vuole vedere adesso. Sì, stai calma, che già hai rotto il cazzo. Un attimino, sto facendo 6 minuti di gara. Dai che adesso arriva. Amore, devi aspettare che finisco e poi andiamo subito.
a vedere la mitica livrea che Sharder ha fatto a Carla. Ma Sharder dovrebbe farne una anche a Marco Dranz. Invece Sharder l'ha fatto la Carla, non va bene sta cosa. Sì, sì, io vi butto fuori tutte e due voi. Va fatto. Grande, deciso. Guarda cosa subisco. Comunque, cosa con la Subaru tengo molti problemi su certe curve. Ma potrebbe essere anche colpa. Oh, faccio bravino. Ok, dai, allora faccio bravino. Stasera ti faccio vincere. Ascoltami, io la Subaru non perché la essere una gara per soldi. Marco, sapevi l'ultima che mi hanno? No, no, davvero? Ma no, ma come? Ma ce l'hanno inculato, cioè scusate le parole ragazzi, ma l'avranno rubato. Dai, come ho fatto a perdere un pacco con un volante? Lì il Corriere stasera sta giocando qua a Gran Turismo con il tuo volante. Adesso chi entra qua a giocare no, con noi? Dai, GLS, poi vediamo un altro. Ma no, vabbè, ma ti hanno detto che te ne spediscono un altro, vero? Dai, cioè. Allora io conosco 7-8 corrieri ragazzi, no? GLS, Bartolini, mi rimborsano e via. Ah, ok. Secondo me. E praticamente sapete il periodo delle PS5, no? Che non ce n'erano. E praticamente loro le vendevano. Non dico i nomi, non dico come, non dico cosa, ma. Oh, grazie Giovanni, grandissimo. Aspetto, ti prendo. Sì. Comprato da Amazon, io l'ho comprato da lì, era in offerta, 3,29 tutto, con anche il va bene, voi non lo vedete, ma c'è anche il cambio a mano. Probabilmente si trova anche un po' a meno, magari senza il cambio se non ti interessa. E poi su Amazon ci sono anche i supporti che sono fatti benissimo se non hai lo spazio, le cose, sono. Infatti io l'ho fatto comprare al mio amico Costa, Costantino, che lui non ce l'aveva, ha comprato un volante. Io non so quanto perché quando l'ho preso non era. Ho capito. Allora, diciamo che il Fanatec è il top. Quando vuoi che commenti ci sono. Sì, dopo, grandissimo Giovanni, grandissimo commentatore. Vai, anima la chat, incomincia a animare la chat qua, così vediamo se sai commentare, dai. Corriere boia, bellissimo. Fai le domande, commenta Giovanni, fai anima la chat, con le scritte. Grande Giovanni. Domani, scrivi. Di iscriversi, di fare l'abbonamento e anche di. Se sia top ma 900 euro sono troppo per me. Allora, il Fanatec è il top. Quello top viene sulle 1300, 1400, ma secondo me, dottor Master, devi farlo di mestiere. Nel senso, se diventi uno youtuber e streami su tutti i giochi di auto, ecco, bravo Giovanni, grandissimo. Ha senso perché il tuo lavoro è quello, no? Giusto? Se tu sei sui macchinari, quando il tuo capo o tu che sei il capo devi comprare una macchina, costa centinaia di migliaia di euro, no? È uguale per tutte le cose. E quindi quando uno streama e fa quello di mestiere, se si compra Fanatec da 1300-1400 è giusto che sia così. Quello da 900 è un po' più amatoriale, il DD Pro, no? Che è bellissimo, non c'è niente da fare, sponsor dappertutto, Fanatec è il top, lo usano nelle gare. A casa, ti dico la verità, spendere 900 euro di volante non so fino a che punto, a meno che uno si prende 5.000 euro al mese la livrea. Sì, annoierò. Allora, io credo di non annoiarmi mai. Ma
quanto costa il volante? Allora, lo trovi, dovrebbe essere sulle 499 il suo prezzo, il G923, che è PlayStation PC, ha il True Force ed è veramente bello, Logitech. Se no c'è il Thrustmaster 300, T300, che dovrebbe... Allora, dovrebbe venire sulle 500 anche lui, però questi G923, G29 e T300 dovresti trovarlo dalle 299 alle 349, insomma, in offerta. Io l'ho trovato a 329 con... ok, che è stato regalo di mia moglie, quindi grazie mille, ma non dovrei sapere il prezzo, ma poi ho visto con anche il cambio, quindi grazie tata, mi ha fatto un regalone, sapeva che mia moglie che volevo il volante da una vita e mi è arrivato a casa, ha fatto un unboxing fichissimo, grazie. Però il prezzo era quello lì. E il mio allora assetto ciao amici di Twitch, intanto ben arrivati, iscrivetevi al canale e andiamo un po' adesso che abbiamo finito, andiamo a comprare macchine, andiamo a scaricare la livrea che Charder ha fatto a Carla e andiamo a correre un po' online 3-4 gare e poi dopo andiamo a fare anche cose fichissime. Intanto ho preso l'orino 44 giri, l'orino. oro, ho fatto 44 giri, sì. Sì. Allora, vediamo un attimo, 1 milione e 2, non mi ha dato niente per guida pulita, quindi quando ti dice 1 milione e 2 su queste qua è 1 milione e 2, non c'è guida pulita. Ok, e questa l'ho fatta, non volevo farla, ma... questa è una GR3, ok, praticamente era l'unica che si poteva fare, che tra l'altro pure è sbagliato a farla. Allora, prima cosa, dobbiamo... Ciao Lucas, grande! Ciao Lucas, grandissimo amico mio. Allora, oh, c'è la cappuccino, amici miei. C'è un bel cappuccino, peccato, altrimenti sareste arrivato almeno su 1,8-2 milioni. Sì. Aspettiamo che magari arriva Lucas 27. Sì, credo proprio di sì. Allora, non ho cambiato le auto, ma ce le ho tutte. Forse. Sono un po' esagerato che compro tutte le macchine? un po' sì, ma a me me ne frega niente. Attenzione, il computer che lo rompi. Hanno fatto la cappuccino, ragazzi. Questa macchina è bellissima. Io questa macchina ne compro 10 perché è troppo bella. È bellissima, amore, è la macchina più bella del mondo. La voglio comprare. Comprate la cappuccino, ragazzi. Comprate la cappuccino. Comprate la Suzuki cappuccino. Che io dico... Ciao Lucas, che io dico, ma sei pazzo, 20.000. Ma io dico, ragazzi, la macchina è anche bellina, ok? Ma chi è quel pazzo in Suzuki che ha detto la versione italiana la chiamiamo cappuccino? Ma sarà cappuccino anche in giapponese? Comunque è popolare, infatti, la prossima Suzuki caffè, poi tè deteinato e vabbè, cappuccino, ragazzi, madonna. La cappuccino fa cacca. No, è bellissima, braga. Ma dai, ma che te la compro? No, io non te la compro. No. Cos'è? No, amici, i soldi. Io voglio i caffè latte. I soldi, raga. Meno male, cala, che la vedi bene. Sì, Shade fa schifo quella roba lì. Io non l'avrei neanche pagato 1.000. Allora, cominciamo a comprare questa qua. I soldi, ragazzi, mi partono i milioni. State a vedere quanti milioni. Ragazzi, alimentata a motore EMI 426 con camere combustione stratosferiche, modello 730, non la guardia, bla bla bla. Comunque il bello di Gran Turismo rispetto a tutti gli altri è che spiega anche tutta la storia delle macchine, 230.000, bellissima, questa, non mi dire che prendi pure la prima, hai capito bene amico mio, spenderò tutti i miei soldi, allora vediamo di fare una gara veloce e poi andiamo subito a scaricare la tua livrea e andiamo subito a fare l'online, quella là, di Fast and questo non è quella di Fast and Furious. Prenderà la prima, la seconda e la terza. Secondo me le compro tutte.
Ah, ragazzi, ma no, ma sì, che le compro. Mi compra tutte. Allora, famo due giri veloci. Io dico a lui che far male fa male. Mamma mia, devo rifarmare ancora tutto da capo. Ragazzi, ma che macchina è questa qua? Dodge Challenger del 70. Ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando. Ma perché non... Ma perché è in quarta? Bellissima, 4 marce. E quando freni va dove vuole lei. Fantastica, fantastica. Proprio il top. Grande la macchina americana. Andiamo da dentro. Mamma mia, c'è il coso in radica. Sì, no, queste sì, sono solo le concept che non c'è. Perché le concept hanno fatto la macchina fuori e non hanno fatto la macchina dentro. Guarda, guarda, in quarta. Sì, ma do paga la Lancer Evo 4, raga, ma stiamo scherzando. Ma dov'è Johnson, il Johnson? Quello lì davanti. Oh, Johnson. Guarda quando freni come va a destra e a sinistra. Sono fantastica. Sì, c'ha sulle gomme bagnate. È tutto asciutto, ma la gomma è bagnata. È vero, hai ragione, voglio. Mi sa che c'è la gomma bagnata. Nuove gomme americane. O col chewing gum le fanno. Sono americane. Il chewing gum con le gomme. Vabbè, sì, sì, sì. Sì, sì, bisogna andare tipo. Ai ai ai. Andare al supermercato a fare la spesa. Però è bellissima, eh. Però è bellissima. Io direi che è veramente bella. In quarta. È quarta, però c'è 190 all'ora, eh. 195 all'ora in quarta. Grande Giovanni. Ok. La scarica devo prendere in seconda, se no. Bravo, bravo, grandissimo. Fammi da moderatore. Ciao amici di Twitch. Ben arrivati amici e amiche di Twitch. Stiamo andando con la mitica Challenger del 70. A me piace solo questa. E la largo delle nuove che hanno messo. Perché tu la prima da 13 milioni non la compreresti? C'è una vecchia di quelle che c'è fuori, la testolina. È che sei fuori così, no? Ciao amici di Twitch, benvenuti, ben arrivati, ciao amici miei. Stiamo chattando, stiamo parlando, un sacco di roba, fichissimo. Allora, ho comprato sta Challenger, ragazzi. Penso che a tutti piaccia la Challenger americana. Penso a tutti. Non prenderò mai il primo John Hansen, perché non so neanche che macchina, probabilmente gli hanno messo un Ferrari o una roba del genere, perché ha già fatto la prima curva e lui è già quasi arrivato, eh? Mentre gli altri abbiamo le macchine a carbone, lui è andato. Prodigi di quale? Sono vicino. Sì, sì, adesso andiamo. Frena, 250. Sì, questa è bella da giocare con col cambio manuale davvero, perché ha solo 4 marce, no? Questo qua sequenziale dietro al volante. Non pensavo che mettessero tutte macchine vecchie stavolta. C'è qualcuna nuova, me l'aspettavo. Però è vero, hanno messo un sacco di macchine nuove. Un sacco di GR3, poi roba del genere. Stiamo correndo con la Challenger, amici e amiche di Twitch. Grandissimi, benvenuti alla live. Iscrivetevi al canale, grandissimi. Tu controlla sempre se qualcuno si iscrive, grandissimi. Adesso andiamo a scaricare la livrea del mitico Sharder che ha fatto a Carla. E andiamo a fare un 2-3 garette online, con lui e non lo so se c'è Kevin. Ciao amici, voglio vedere il mio regalo. Sì. Stiamo andando con la Charger, ragazzi, guardate com'è bella da dentro, anche i quattro strumentozzi con la benza, con i giri. Guarda,
Quale morire? L'ho messo qua perché lo stavi schiacciando. Se mi volete. Certo, ma come se ti vogliamo, ragazzo? No problema. Adesso fa il party. Mi dai due caramelle, tesoro? Allora, il primo era impossibile prenderlo, ma è impossibile proprio nel tempo massimo di tutte le cose mondiali. Facciamo vedere il replay così sistemiamo un attimo le cose. Venga. Grande, bravo dottor Master, così si fa. Io ti dico di sì. Comunque era la F50, avevo detto che aveva la Ferrari da primo. Correrà Carla, facciamo correre Carla. Dottor Master, ti dico che devono vincere le femmine, le donne, perché per politica è corretto, quindi se entri dentro perdi. Ciao Reus, grande, grandissimo Reus. Allora ragazzi, amici di Twitch, iscrivetevi al canale, ok? Se vi siete già iscritti, se volete farmi l'abbonamento, grazie, siete grandissimi. Se mi fate, ciao Manuel, se mi fate un abbonamento, raga, io sono veramente easy top, ok? Buttare fuori Marco, tanto corre Carla, quindi l'obiettivo, se lo fai, ti verrai bannato a vita. Guardate ragazzi che figata questa mitica. Allora mi raccomando, se entrate a giocare però sempre teneteci attiva la live, non uscite dalla live. Bellissima, questa è quella di Boy Duke, questa è quella di Boy Duke, la Challenger. Aspetta, fammi vedere mica che hanno messo qualche livrea chiodo in pista. Oh, stai calmo. Stai calmo, ti ho detto, no? Quindi stai calmo. Muto proprio, muto come un pesce. Ho la macchina nuova, no? I chiodi in pista. E gli buchi le gomme, vedi cosa ti fa Carlo. Non è questa? Però guarda. Oh, bella, no? Come non ricordo come si chiama. Cambia le prese. Comunque ci sta. Io lo metto. Non sarà magari proprio questa, ma ci sta. Un amore mio, queste sono le gonie. Basta. Bisogna inaugurarla. Non mi fa vedere. Guarda che bella. Fa vedere. Adesso andiamo a prendere l'amore mio bello. Stavo vedendo un po' di livree, intanto che mi filo il dito nel naso. Vabbè, deve battezzare. La battezziamo. La battezziamo su un muro, vai tranquillo. O quando ti sbatte fuori. Ok. Allora, bellissima. Ho speso 10.000, però ci sta. Mi mancano qua. Ok, ti mancano 4 giri, allora ne faccio un'altra, sì, poi prepari la scopriamo con ciao. Prepari la chat, grandissimo. Allora, mi raccomando, quando giochiamo insieme, comunque se venite a giocare, la chat di Twitch sempre attiva, ragazzi, Non dovete togliervi dalla chat perché vi butto fuori. Scusi. Ah, ragazzi, ma voi volete che non compro sta macchina? Siete seri? Immediatamente la Mercedes S-Type Best of the Beats Elegance Ferdinand Porsche. Ah, Porsche l'ha fatta Rolls Royce, quella là. No, dai, ma fantastica. Allora, c'è questa. Oh. Sapevi che la prima Porsche era Spider, motore centrale. Non specifica. Ah, vabbè, però non sentirò nulla che non posso tenere il volume del telefono. No, vabbè, ma senti. Senti il volume della chat, del party. Metti a zero il volume. Ok, questa la voglio comprare. Grande, dottor Master.
Allora ragazzi, questa la compriamo adesso, visto che manca 5 giri al mitico Sharder per farla. Marcello Gandini, Gandini, grandissimo Marcello Gandini, hai fatto un capolavoro con questa Countach. 150 esemplari ragazzi, e volete che Marco Drums non ce l'ha? 3, 2, 1, via! 1 milione! E via! Altro giro, altra corsa! Che bella ragazzi! Che bella ragazzi, che bella! È certo che voglio usarla! Allora ragazzi, 13 milioni più 5 milioni, 18 milioni, ce li ho. Possiamo comprare tutto. Possiamo comprare tutto. Intanto che Sharderino fa, facciamo una garetta monzettina, inaina, con la puntaccina. Ok Giovanni, quando facciamo il coso, No, entra a fare il commentatore. Beh, non fare troppo bordello però. Ok Giovanni, ma commenti. Oh, ma se fai il cronista? No, come si dice? Il cronista. Ah, il cronista, ho detto cronista. Il cronista. Il cromatore, esatto. Com'è sarà difficile fare il cronista? Il cronista. Sarà sempre fuori Giovanni, prende. Ma non è vero, mo. Ah, Sharder, metti il bagnato, eh. Ma che pista vuoi fare, mo? Che pista vuoi fare? Diglielo tu, così fa mettere la pista che vuoi. Monta, ti trovi? Tra il mountain? Eh sì, mia moglie va 30 volte più veloce sul bagnato. Sono come Ayrton Senna, cioè, con il bagnato. È come Senna, mia moglie. C'è quella l'altra là che abbiamo fatto. Nürburgring bagnato, Nürburgring anche magari no. Nürburgring bagnato, vai. Dai, Nürburgring bagnato allora. Dottor Master ha già cambiato idea sul venire. Cioè, ma io devo ancora vederla. Adesso andiamo a metterla, raga. Ho comprato una Lamborghini da 1.100.000, nessuno se la sta cagando, ma stiamo scherzando. Ma dobbiamo vedere quello che ha fatto. Ho capito, questa Lamborghini da 1.100.000, sono un sacco di soldi. Aspetta. Dottor Master piange. Ma perché piange per i bagnati? Eh sì, sicuro. È una figata il bagnato. Beh, oddio. Oh, come zampilla. Raga, voi non potete capire come sta Countach non tira la strada. È un motorazzo, guarda che roba, guarda come lo prendo da panico, eh. Ma come fa? Sì, anche il drift, anche il drift. Dovevo lasciare andare. Sì, sì. Lambo top, eh? Però sai cosa ti devo dire, dottor Master? Dottor Sharder ti stavo chiamando. Ho fatto un mix. Ciao amici di Twitch, mi raccomando, iscrivetevi al canale e abbonatevi, guarda, abbonatevi. Sarebbe un sogno. Iscrivetevi al canale, amici miei e amiche mie. Allora, come si dice? Questa macchina non frena e quando voi frenate lei va dove vuole. Dove vuole, ma proprio nel vero senso della parola, eh? Dottor Sharder, esatto. Le Lambo sono tutte bellissime, ma da tenere in pista io faccio una fatica incredibile come con le Porsche. Uguale, stessa roba. Vabbè, qui non ho neanche le gomme, eh? Quindi qui non è che vado tanto a... L'ho solo provata per farvi vedere la Lamborghini, eh. 1.100.000 amici miei. Ecco una domanda, ma si può. Ecco una domanda, ma si può cambiare nome qui su Twitch? Assolutamente sì. Ogni 60 giorni.
Assolutamente sì. E se è disponibile, chiaramente. Se tu vuoi, per dire, mettere Dottor Master Web, Dottor Master... Sì, lei Bragali TV, perché poi farà anche lei le live. Non conta che... Vabbè, vabbè. Anche solo quando fai le live tue, se vai in macchina, amore mio, sono sempre live. Vediamo se riusciamo a prenderla di potenza. Potenza ne ha da vendere, potenza ne ha da vendere. La Mustang GR3 me la sono bruciata, me la sono bruciata. Bellissima la Countach. Non tutte le macchine quando si comprano si riesce alla prima gara con gomme da concessionario a vincere, eh? Quindi tanto di cappello alla Lamborghini Countach. Io mi sposto così. Oh, grande, amore mio, bravo. Salutate la nostra community in chat, bravissima. Olivia è qui in mezzo, tutta sdraiatuzzata. Allora, metti il mio telefono, che così, intanto che tu corri, io telefonozzo. 19 milioni. Non avevo speso 1,5 milioni. Amore, devi farmi passare prima a me. Vai. Ai ai ai. Vieni. E scivola. Scivola. Scivola fuori. No. No. Scivola dentro. Non posso adesso. Non come vale. Sì. Ok. Acquina, amore, è finita l'acqua. Ciao amici di Twitch. Guardate che bella la Lamborghini Countach, eh? Che bella. Intanto condividiamo e andiamo a scaricare a livello di Sharder. Ok. Guardate il drago, che bello. Ciao amici di Twitch, mi raccomando, seguite il canale e guardate questa meravigliosa in drift Lamborghini Countach. Che meraviglia, che meraviglia. Adesso rimanete in live perché corre Carla col mitico Sharder che gli ha fatto la livrea. Correrà anche il Dottor Master, il mitico Dottor Master. Ok, e non lo so. Sei pronta? Ok, raga. Allora, Dottor Master, stai facendo la gara? La non lo so, like. Quando ci sei fai la l'ambaradam. Aspetta che entro nei party, raga. Gli parte, amici di Twitch, eh? Sì. Il party è amici di Twitch. Ok. Ok, party entrato. Grande. Mo entro, sono sì. Entrato. Eccolo qua, Giovanni. Ciao amico mio. Ciao, ciao, ciao. Allora, aspetta che mio figlio mi ha mosso le impostazioni e non devono farmi sta cosa. Perché? Allora, dispositivo di uscita. Ciao! Mitico Dottor Master, Dottor Master. Aspetta un secondo, perché mio figlio mi ha fatto il solito barbatrucco. Vito! Che mi mette la sulla TV. No, è che vi sento sulla TV, ma io vi devo sentire sull'auricolare. Ma perché non sulla TV, amore? Mm? Metti sulla TV, non è meglio per noi anche.
Come me, sono un attimo che... Sentilo, ma non senti la musica, senti loro che parlano. Prova, proviamo così. Sì, 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 ho capito, grazie. No, ha detto mia moglie che vuole provare a sentirvi a voi sulla TV, quindi lasciamo così. Ciao amici di Twitch, mitici, mitici, mitici. Allora, benvenuti, iscrivetevi al canale e grandissimi, guardate questa mega live strafichissima che tra l'altro Sharder dovrebbe fare, ma Sharder non è ancora arrivato, quindi Sharder muoviti. Allora, calma però, perché adesso così è un bordello. Allora, la tua macchina è... qual è la tua macchina? È la... quella lì. La sto creando. Guarda gli occhiali. Vai su. Vedi, però vai tu su. Parli e loro parlano, non si sente in cazzo così. Vai su. Allora. Sì, allora togli. Togli, mi hai detto di lasciarla. Aspettate raga, perché voi, mentre voi parlate, mia moglie parla, non si sente quello che dite e non si sente niente, è un disastro. Allora aspetta, devo fare quella roba lì del... devo fare quella roba lì di mettere e poi tolgo i joystick, me li porto via, perché se i miei figli fanno tutte le volte sta roba non va bene per niente. Allora, ma qual è la tua macchina? Non riesco a capire qual è. La mia macchina è quella lì, BRZ. È questa, mo. Ok. Qual è? Scrivi Subaru. Ok. Allora, scrivi Subaru. Andiamo a vedere la mitica livrea che ha fatto Sharder per Carla. Allora, in teoria non dovrei... Grande Giovanni. Vediamo se già la becchiamo qui, perché ieri quella di Sharder l'abbiamo beccata qua. Se no andiamo a cercarla come Subaru. Praticamente oggi penso che ne ha fatte tipo 160 milioni. Eh beh, tutti i giorni le fanno. Guarda, io li livrei, mi piace tantissimo, ma a me vengono una cacata tutte le volte. Io penso di fare chissà che capolavori, ma... Aspettate ragazzi, perché devo mettervi nell'audio auricolare. Che bella! La voglio. Bella! Ciao Fabrizio! Devo vincere la lotto, ne compro una uguale. Cioè, è bellissimo. Sharder, grazie, bellissima, bravissimo. Beh, ciao mia, Fabrizio. Non devo ringraziare tutti. Sì, ma mi devo far dare 7.000 euro da Sharder. Cazzo, mi fa spendere 7.000 euro. Dovevi farla gratis. Anche 20.000, Sharder. Dovevi prendere anche 20. C'è il suo nome, vediamo. Aspetta, vediamolo. Dov'è? Ma come, tu mi hai fatto la livrea per me, ma hai fatto una cacata? Bragali! E io anche di fianco, aperta, ma si può girare così la macchina? Gira lui. Ma perché hai fatto con due L? È due L. Ah, Bragalli? Ma dove, quando? Hai messo due L, tu? No. È Bragali. Bella. È ma bellissima. È tanta Bragali, va bene. È tanta bene. Bragali, quindi va bene con due L. Grandissimo, Sharder! E Bragali TV, vabbè, comunque bellissima, grandissima. No, no, è vero. È vero, e adesso tratterò bene Sharder, così me ne fa una anche a me, perché questa qua è bellissima. Voglio anch'io una Marco Drums Games, è vero, devo fare bravo. No, è bellissima. Aspetta, andiamo a vederla per bene. Adesso ragazzi vi metto dentro... Allora, Sharder ha fatto la lobby, mi sa, comunque, è riuscita a trovarla. Madonna. Bellissima. Pirelli. Pirelli. Squadra corse. Bello. Mi pare che era con due. No, è con una, ma va benissimo, sei bravissimo a fare le livree, quindi va benissimo così. Ci sta. Va benissimo. Ma perché continua a farmi vedere l'interno, che non me ne frega una sega? Guarda sopra. Guarda. Bello. Come faccio a mettere pioggia? Questo non saprei dietro. L'Urburgerino. Grande. Ma che ti ha messo il Nürburgring dal 109? Sì, grande. Sì. Bella. Dettagli, bellissimi. Le impostazioni della stanza, dicono. Allora, scusami, avevi detto
per mettere l'audio vostro. Allora, io voglio le macchine sulla TV e invece il vostro nell'auricolare. Vado su. Clicca il tasto centrale. Sì? Ma non lo conserve. Cosa? Vai su audio. Sì? Dispositivo di uscita. Sì? Clicchi sopra e fai le cuffie. Ti dovrebbe dire le cuffie che c'hai invece che dispositivo TV. Mi dice auricolare, però il problema è che mi toglie tutta l'audio dal TV, quindi lei non sente. Eh sì, non c'è una via di mezzo. No, aspetta, c'è Ma un'impostazione. è stupenda È davvero. solo che se io esco dal gioco devo capire cosa mi succede. Aspetta, allora, vediamo un attimo. Mi sentite? Ciao Ok, Federico. perfetto. Aspettate, perché dovrebbe esserci in audio? Allora, ragazzi, non uscite, sto facendo dispositivo. Allora, HDMI, TV. Di uscita, cuffie, aspetta, eccolo qua. Auricolari solo a. Allora, devi mettere in uscita audio cuffie auricolari come dispositivo di uscita, ok? E invece su auricolari riproduci solo l'audio, chat vocale. Così ti praticamente senti solo l'audio. Come fai a non la. Non hai la. Sì, Fede, stavo andando nelle impostazioni. Aspetta, aspetta, che arriva tutto. Ok, Sharder è arrivato. Arriva Fede, vede, vedi, vedi che è arrivato. Tranquillo, tranquillo. Così vi sento. Perfetto. Allora andiamo nell'online, facciamo un paio di garettine online, amici miei, e poi dopo Si andiamo a sa che fare. sei a Cavalcanti, Sì, però sì, non sì, so sì, che sì. cosa conti oggi. Vabbè, quello che Volevi dare la mia? è. Diciamo che già il Nürburgring, raga, è già tanta, tanta roba, eh. Allora, grandissimo Giovanni, quando comincia la gara, puoi commentare se Ciao vuoi, eh? Federico. Commenti un po' il tutto. È Grande Federico! che voglio sentire anche Giovanni, se no E poi. amore, lo senti dopo, se no viene un Aspetta, bordello. Giovanni, prendi Non. le cuffie. Prendi le cuffie, esatto, prendi la cuffia così senti. Giovanni, mi tolgo l'audio della live, però vedo la live. Sì, Perché non sento più bravissimo, niente. bravissimi ragazzi, così si fa. Dimmi tutto. Comunque era con L, se mai vai a modificarla, togli una L da vicino le scritte. Sì, ma va benissimo, è bellissima, è bellissima. Comunque si può modificare? Convinto che non è. Sì, se vuoi togliere una Sì. L, quanto pare che ne elimini una e Sì, poi magari alla fine ne la tolgo una, risolvi. scrivo TV, dai, vai tra. Comunque, Sharder è bellissimo, bravo. Complimenti, cazzo. Scusate la Finita parolaccia. ieri sera alle 1. Mamma mia, è Non ti bellissima. sembra? È stupenda, Sai guarda che, che. ma a parte proprio, lascia stare che l'hai fatta per Carla, quindi c'è anche l'amicizia e grazie. Ma è proprio bella. È Cioè, l'hai stupenda, fatta bella, stupenda. ok? È proprio bella. La voglio anch'io così blu. Anche La grazie, voglio anch'io così blu, però l'ho rosa. Che cazzo. anche la stellina che ha messa Dalla Subaru lo vuoi? Dalla Subaru, che non Sì, perché la Subaru la sto usando parecchio. Beh, alla fine niente di più semplice, devi soltanto togliere la scheda di Carla, cambiare il colore e via. Sì, beh, no, se Allora, anche fa qualcosa di un po' più ho figo, trovato. se anche fa ancora un po' qualcosa di un po' più figo, anche meglio. Mia. Vabbè, diciamo se devi me la trovo, non Come? nido Sì, questa. diciamo la Subarozzo e la Beetle, io diciamo che vorrei fare la livrea. Ma non si può usare una livrea standard per tutte le macchine, no? Ogni macchina bisogna farla. Già le Perché se la mettono a caldo gli obiettivi È successa una cosa abbastanza. Ah, ci Abbiamo sono fatto dei una gara a sistemi. Nürburgring e ho fatto lo stesso incidente. Ci sono rimasto stramale. Aspetta, boh, vai, ti qui adesso. Certo, faccio ripartire. Sì, c'è. Devo mettere le impostazioni. Allora, proviamo un attimino, E dopo, quando Carla, che lei è la comandante qui, quindi sappiate tutti che. Fa partire. Ah, di notte proprio, grande, il massimo proprio della visibilità anche, figata. Ho messo pioggia, non l'hai messo, hai messo notte, che è una bella idea proprio, già non si vede in cavolo. Chi è questo qua che va in retro? Stavo aspettando. È Fox, è Aspetta, Dottor qua Master. c'è un kamikaze con lui. Ah, con la
con la mitica Beatle. Che bella, che bella. Come fai a giocare in terza persona? Schiacciando quadrato? Scusa. Puoi cambiare. Stai rischiando la vita, Fox. Io ti dico che stai rischiando perché gli stai rigando la macchina. Allora, quadrato. Vedi da fuori, amore. Tu la vedi da dentro, perché la vedi da fuori? Basta, ci sono tre o quattro visuali, Federico. Comunque. Ok, da dentro e anche dal cofano, ok? Quindi sì, sì, è comoda da fuori, è molto bella, però non riesce a correre forte, sì, sinceramente, almeno io non, da fuori non riesco a correre forte. Sì, è scomoda, bravo. Diciamo che da fuori riesco, volevo dire, sì, da fuori riesco a giocare benissimo a Forza Horizon 5. E amore, non frena perché stai andando troppo scialla. Stai sciallando. Tengo pure Forza Horizon 5, vero Marco? Bellissimo, Forza Horizon 5 è una grafica anche che fa paura, eh. Allora vai e frena, mo. Vai a 50 all'ora e frena. Devi frenare prima. Sì, fategli prendere un po' di confidenza. In prima persona è bruttissimo. Ma io invece Forza Horizon riesco proprio di più a andare più veloce in terza persona. Non lo so. Vuoi il bagnato, vuoi le cose, devi rallentare, devi far piano. Non è bagnato, ma è sbrisolato, c'è il brutto, c'è l'umidità. Poi guida come se piove. Come se piovesse. Non ha trovato la pioggia, ti ha messo sta cacata di notte, che adesso poi diventiamo tutti ciechi, perché fare l'urburing di notte. Allora, adesso poi lasciamo anche. Infatti. Allora, Giovanni, appena parte la gara commenti tu, eh. Sto muto io e fai tu la... Ma commenta giusto, con enfasi. No, no, no. Allora, sempre tutto per Carla. Bravissima, devi dire, no, poi di. Ma no, non ti faccio passare per una rincoglionita, sei bravissima, però devi frenare. No raga, però devi frenare perché non sta frenando. Quando parte la gara che la fa partire commenti, ok? Vediamo se sei bravo da commentare, poi ti invitiamo sempre. Se non sei bravo a commentare non ti faccio più entrare nel party. Assunto come commentatore ufficiale di Marco Dramas Games. Ciao amici di Twitch e benvenuti, eh. Ogni tanto dillo è quando commenti, ok? La vita viaggia. Ma come, perché non ti stai trovando, amore mio? Non sto trovando, non so perché. Mi hanno messo la macchina. Ma hai messo tipo una livrea che fa sbandare, Chad? L'hai fatto apposta? No. Ma che sono, amore? Amore mio, stai quella esagerando. Cosa? Quella della pioggia, è rimasta quella di muro. Allora, aspetta raga, devo vedere le impostazioni. Davvero? Intermedie, mettiamo morbide, dai. Ok. Intermedia. Prova. Però devi frenare, se non lo scialla. Ma sto vedendo io che non stai frenando. Lascia stare sto coso, che tanto. Ti disconcentra, devi correre bene, sennò facciamo figure. Ciao amici di Twitch, benvenuti raga. Sempre da fuori, eh. Non vedo da dentro. Aspetta, Richard. Meglio? Facciamo a vedere cosa va di più da lì. Oggi si può. Ma tu, dottor Master, usi qualche. No, a parte il pad, usi. Sì, no, l'hai detto prima che non è arrivato il volante, me lo ricordo. Non sono proprio così sbemorando. No, ma dicevo. usi qualche assetto o usi base il Beatle? Perché a me piace tantissimo la Beatle. Ah. Quindi vai più forte perché sei più bravo. Ok, va bene. Pensavo che usavi un assetto. No, oh. Io non ho fatto niente, amore mio. C'è online, probabilmente online.
Ma ragazzi, come mai hai tolto la pista dalla parte bassa? Allora, quando gioca con il computer, no? Con il bot, sulla non so se tu stai vedendo la live, dove c'è il contagiri, sulla destra c'è la pista che fa vedere... Ah, ce l'hai in mezzo, amore mio. No, no, è in mezzo, scusa. L'ho vista adesso che si muoveva in mezzo. No. Non la ricordo, sta pista. Il Wolverine è tanta roba. Era rimasta con l'intermedio della pioggia. Dai, salve mobili di merda. Strano, questa qui è quella che sbagli quasi sempre. Sì. Ah, preparati Giuseppe, Giovanni, scusami. Mamma mia, con i nomi ragazzi. Scusa. Dai, sciocco, lascia il coso. Ma io sono a 300, quanto sei tu? Per 10. In culo. Per 10 km in più? Tutte le auto e Carla arriva prima. Si sono ritirati perché hanno fatto un incidente. Ma no, molto scherzato. Hanno fatto. No. Però ti dico una cosa, il 10 maggio posso giocare a Warzone. Bravo Fabrizio, grandissimo, dai, vai tra, ci sto, dopo organizziamo, un po'. Allora, abbiamo fatto dei gran casini venerdì e non è stata bella perché eravamo in troppi, quindi domani sera siamo già in 4 e quindi non può entrare nessun altro. Dopo quando ci sarà posto, sempre volentieri, se vuoi entrare, facciamo le live. Sì, noi tre e basta, perché vedi venerdì abbiamo fatto un sacco di casini, no? C'era troppa gente non va bene. Quindi siamo solo noi. Se c'è Morris, ok, se no siamo noi tre. Se manca, che proprio non viene, entra qualcuno. Magari entra Sharder se vuole, eh? Esatto. Così se per caso poi arriva Morris, esci e lasci il posto a Morris. Però abbiamo fatto l'altra volta un po' di casino, nel senso che avevo già invitato 4 persone. Però poi dopo... bravissimo. Ecco, che magari Morris arriva, non so, alle 9:30, alle 10, come è successo l'altra volta, arrivi tu, poi quando arriva lui c'è il posto, insomma. Io voglio... Come ha fatto il corriere a dimenticare un pacco? Te l'ha inculato sicuro? Non risulta più il tracking del sito. Ce l'ha a casa lui? Ti immagini? Ce l'ha a casa lui, ci credo che non c'è più il tracking. Ma non ho il corriere. Beh, dipende che siti si prende, perché magari sai quelli... Okay, l'ho preso dal sito loro, Da Logitech? Sì. Caspita, non arriva dal sito Logitech, ciao. No, ma non so quello è il problema. Certo. O il corriere o ancora magari si dovrà aggiornare il tracking. Chi è che era il corriere? Bartolini? Rissa TNT, non ricordo. TNT tracco. TNT è messa male, te lo dico perché non lavoriamo più con TNT perché era un disastro. Sì, un minutino che finisce, falla finire perché sennò qua siamo tutti in galera. Sai che sul traio, al cazzo mi sono preso benissimo, mi sono preso un po' a vista.
bella, bella. Mo? Era solo ieri, ho provato anche al contrario, ho provato, è un delirio. Sì, trai a monta, eh? Non è tanto difficile, però non vai tanto veloce. Vai tranquillo. Ciao amici di Twitch, benvenuti raga. Devi frenare, no? Ok, dai, è arrivata sul rettilineo, raga. Che cosa, scusa? Ah, ok. Madonna, bellissima. Se me ne fai una Marco Drums Games, ma sai cosa bisognerebbe? Che qualcuno è capace di far convertire il mio logo. Quello sarebbe veramente una cosa assurda, capito? Che cos'è che ti dice? Le dimensioni? È quello il problema è che bisogna trovare un convertitore che converta il PD, quello che è, in SVG. Il problema è che i convertitori che ci sono free, quelli gratuiti, ok, puoi frenare anche, adesso partiamo. Fanno tutti cagare, perché quando poi convertono, tolgono i colori e mettono in bianco e nero. È quello il problema, capisci? O si trova un convertitore serio, qualcuno che ha Illustrator, che lo sa usare, basta che mette la mia immagine, fa la conversione SVG da Illustrator proprio, che è il programma che fa i vettoriali, e ci vorrebbe 2 minuti. Ma chi è che ce l'ha? Cioè, 10.000 euro di programma, capisci? Ok, dai, fai partire pure. Allora, io mi muto, parlo solo con Carla, e parla completamente tutto il giro il grande Giovanni. Allora, ragazzi, tutto quello che vuoi, commenta come una gara. Sì, quello che vuoi, stiamo arrivando, di qua, tutto quello che vuoi, dai. Poi dopo, se ti trovi in difficoltà, dici Marco, entro io. Commenta come faresti una gara di quelle lì che senti in televisione, ok? Dai, Giovanni, senza parolacce, tutto senza parolacce, ragazzi, no, ok? Ok, bravissimi. È bellissima comunque la livrea, davvero, complimenti Charder, grande. Vai, Giovanni, vai! Grande Giovanni, adesso guardate come affronta la curva, grandissima, si sta avvicinando agli altri due. Charder lo vediamo sopra i pali, il grandissimo Fox lo vediamo volare fuori dalla pista, così incita. Dai Giovanni che ce la fai. Sta andando velocissimo, ragazzi, ha toccato una punta di 2,70. Bravissimo. Esatto, può sempre recuperare, perché gli altri due si impaleranno tra un po', si faranno un incidente incredibile e Carla arriverà prima. Oh mio Dio, che incidente! No, ma non hai mai sbagliato gli altri giorni, eh? Perché, amore? Ma perché? È colpa di Charder che ti ha messo il nuvolo. La faccio una curva, è risbandata. Colpa di Charder, dice. Colpa di Charder, ragazzi, è sbandato per colpa di Charder. Secondo me. Amore, guarda che. Esatto, bravissimo. Signori e signore, mi raccomando, Giovanni. Signori e signore, anche metti tira dentro anche le signore. Bravo. Ma amore, ti do una mano.
Dai, dai, che sto aiutando, dai, dai. E diciamolo bene, il Nürburgring Nordschleife, eh? Il Nürburgring e Nordschleife. Va bene, va bene. Allora dai, accelera, accelera, mo. Dai, va bene. Accelera tutto, attenzione, attenzione. Frena. Ho fatto una scalata, sono arrivato in prima. Bravissimo. Tutto il gas. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Gara mega 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 incredibile, incredibile, stiamo recuperando il tempo. Allora frena un po', mo. Ok, bravissimo. Allora è un po' nevischio, frena, c'è un po' un nevischio e si vede un po' male perché è sul tardi, è sul verso sera, quindi abbiamo anche un po' di fame. Ma io credo che Sharder e il mitico Fox si sono fermati il motore per rottura di motore sul rettilineo, giusto ragazzi? Si è magicamente rotto il motore. frena mo. Vai. Sai che è qui il punto che ti piace, quello di discesa, frena. Non è che perché è il punto di discesa che non devi frenare, amore, se c'è la... Adesso se c'è la vita, prima non c'è. No mio amore. Vai, dai gas. Attenzione, punto, frena. C'è anche il tipo con la bandiera che te lo dice. Vai. C'è anche il tipo con la bandiera. Attenzione, dai, togli gas quando esci così, togli gas. Dai, adesso te hai gas però. È lì che devi toglierlo, non dopo. Comunque sul sera è brutto il Nürburgring, eh? Si fa fatica a vedere proprio. Sì, tu che hai dampato, credo. Anzi, se c'era la nebbia era ancora più bello. Sì, corri allora. Ah, ma si fa lì. Sì, proprio. Frena. Non ha messo la pioggia, mo. È questo la cagata di mettere la pioggia, vedi? Su sera ha fatto. Non era riuscito a mettere la pioggia. Non c'è scritto pioggia, quindi non c'è pioggia. Comunque è grande. Appena, perché hai accelerato lì? Perché non l'ho visto! Vabbè, ma non vedi proprio tutta la pista, cioè andiamo su, non so, l'ovale, quello che gira tutto il centro. Vabbè, non vedi le curve basi, cioè, scusa, vai, accelera, adesso frena, vai, accelera, frena, non vedi la pista, cioè, non vedi che è una curva che era è lenta, non è che... frena. Gira prima. No, sei stato bravo, perché non sai le cose da dire, ma pian pianino, frena. Non capisco, sto giocando. Ma sai che cosa, devi... dopo ti farò sentire le mitiche, come commenta Phil, Filbo, che è l'altro ragazzo, no, ma la visuale è quella, non è che poi... Stiamo zitti, ma la curva ti va frenata, puoi fare con qualsiasi visuale. Vai tranquillo. Cosa? Sì, no, questo del serale non l'ho capito, del serale. Anche a me non piace correre sul sera. È proprio brutto, mi spacca gli occhi. Frena. Perché devi mettere quella visuale da qua, dal muro. Thank you.
grande. Sto bruciando le gomme. Occhio. Questa la fai a pieno, eh. Se tiri giù il gas, giuro che non ti faccio giocare più. Sinistra pieno, non devi tirar giù, non devi tirar giù. Sinistra, gira, gira, gira. Ok, bravissimo. Adesso devi tirar giù. Io la dico così, ragazzi. Okay. Bandiere gialle. Non lo so. Prena. In retro, non ci posso credere. Dai, grande Automaster. Il retro è bellissimo. Sì, solo che ho sbagliato, volevo continuare in retro, però invece sono fare una. Infatti non sei arrivato. Buongiorno. Sì, dai, ma vuole un pulito. Quindi... Dragon Trail. Dragon Trail. Bella. Dai, la Dragon, così fa un paio di giretti lei, poi arrivo anch'io. Una. Fa un giretto lei e poi faccio... Cosa? No, facciamo Drago, perché qua non puoi vedere il replay. No, nessun po'. Dai, vai tranquillo. Allora, mi raccomando, fai pubblicità a scuola, che domani sera facciamo la mega live di Warzone, mi raccomando. Bella. Okay. Ciao amici di Twitch, cosa? Replay no? Ma più o meno i miei amici di scuola sono tutti, tranne uno, mio che cioè non ha, si deve fare molto su schierino, sì. Non si può scaricare Twitch. Ah, orca miseria, come mai? Appena si fa Twitch io dico, oh, vuoi sapere quella che ho fatto la live? Sì, dico. Ho capito una cosa, ma il cambio d'olio è quella roba del motore. Sì. Influisce davvero o è solo fuffa? Allora, mi hanno detto, io non ho notato perché non sono mai arrivato, ma mi hanno detto che praticamente tira giù un po' di cavalli, un po' di pipì, quando arriva a essere io scuro. Io oggi per la prima volta sono arrivato proprio con questa, il livello di olio che era rosso. E non ti ha fatto niente? Boh, non ho fatto caso ai pipì o queste cose qua. Così mi hanno detto, io non sono mai arrivato ad avere rosso, quindi non so proprio dirtelo. Toccato, raga. Ok. Ok, perfetto. Aspetta che deve fare una foto. Inizia a entrare, raga. Deve fare una foto alla macchina, sul cellulare, vai. Guarda io che macchina che ha fatto Sharder, bellissima. Sì, bellissimo. Dai, vinghi, signor Sharder. Arrivo subito. No. Logitech. Dovevi mettere... Sai cosa manca? Niente. Manca soltanto... Fatto? Numero. Fatto? Posso? Okay. Ma dovevi mettere quello lì, com'è che si chiama? Johnny Pizza lì? No. Delibero, bellissimo. Quello lì è il top. È il top, ragazzi. Cioè, uno che fa pubblicità in Gran Turismo della pizza è... Merita tutto l'amore del mondo, quello lì. Ti va bene una pizza grande sul fuoco? Ciao Giovanni, ciao, grazie mille, ci vediamo domani sera, ciao. Ciao, dai, prova. Provate, dai, adesso si fa qualche giro di prova. Prova tu. Dai, fai un paio di giri. Fai un paio di giri tu. Ci sta, pigiamo. Tanto loro girano, si esercitano. Porca trota. Allora, sta correndo il mitico Leonardo, Zane Boy.
ma devi prendere tanto tempo prima. Stringere un po' di più. Forse. No, 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 è automatico. Quando è leggermente kamikaze, ma viene. Devi frenare prima. Appena vedi che inizia a diventare rosso, devi frenare. Lascia, frena, frena, frena. È un po' troppo tardi. Devi frenare prima, amore. Frenare graduato. Oh, frena, frena, frena. Ok. Vai. I freni sono freni, ma va frenato quando devi frenare. Quindi quando ti dico di frenare, frena. Frena. Ok. Accelera non troppo. Accelera, bravissimo. Accelera tutto, si gira, gira, gira. Bravo, vai, legato. Allora, il grande Fox sta usando la Vittor. Adesso frena. Tutto. Ma non hai capito, ci ho già fatto tipo 900 km con la macchina. Bella, proprio bella. E Sharder invece stai usando la cosa? La Subaru? Attento qui, no, ma non giocare così. Attento, attento, mo. Si è splattellato. Attento che va a sinistra, guarda, frena. Oggi sono un paio di volte che sto provando a farla in sesta piena e ci sono sopravvissuto due volte ancora. Sesta piena? Senza frenare? Sì. Porca. È impossibile. Eh no, la si fa, devi fare meno gli altri pure. La prima e la seconda dici? Devi uscire praticamente dritto. Allora quando vedi che freni troppo molla il freno, che non devi per forza tenere tutto, lo molli un po', poi lo freni ancora, capito? Bravo. Ciao amici di Twitch, ben arrivati ragazzi, facciamo questa garetta, poi andiamo a comprare le due macchine che mancano e ci vediamo domani, ok ragazzi? Facciamo così, sono già le 22 e qua. Trovo che se sta piena è difficile prenderla per quel cazzo di curva. È molto primo, a 200 metri. Vabbè, con la tua magari c'è un po' di vita, sempre. Guarda, 100, io sono a sinistra. Torino, se riesce a tenerla bene. Imparare. Ehi? Sta giocando un attimo Zaneboy perché voleva provare, il grandissimo Leonardo, dopo gareggio e facciamo la garetta. Anche perché sono quasi le 11, io alle 11 stanco, quindi facciamo giusto una garetta. Bravo. E poi volevo comprare quella macchina da 15 milioni, il mio cervello ormai è perso per quella macchina bruttissima da 15 milioni, ma la vuole comprare. Sì, lo so che sono buttati, ma il cervello è più forte di tutto il resto. Bravo. Però io, dai. Grande Fede, Winning Drums Games in gara, hai ragione Fede. Sento, Fede. Ci fa male il piedino? Devi, a parte farmare, che mi dai una mano a farmare, soldi non ne sto spendendo quasi niente, perché alla fine comprando solo GR3 e gareggiando qui. Sì, no, con le GR3 non si spende niente. Giustamente ti piace fare la collezione, quindi giusto, però. Più che altro, sai cos'è? Che li compro online e posso farci poi tutti i filmati da mettere su TikTok, faccio i filmati da mettere su YouTube, perché non tutti comprano 20 milioni di Ferrari o 13 milioni di quella macchina lì,
e quindi diventa un po' una cosa anche da show, capisci? Non è che proprio mi serve, ti frena, 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 frena. Vabbè, non è vero, che devi frenare giusto. C'è la gente che gioca a Gran Turismo. Adesso devi stare sulla sinistra, non sulla destra. Ok, vai, dire. E allora, ti dico la verità, uno potrebbe anche, devi stare sulla sinistra e la destra, devi sempre prendere la parte contraria di dove è la curva, ok? Io così impari bene. Adesso devi stare a sinistra. Frena. In gara cosa usi poi? Vabbè, consumo gomme sì, se non c'è consumo gomme sempre sempre rosse. Ok, adesso sei sulla destra, frena, frena, destra. Ok, adesso sei stato in centro, non ce la fai a farla giusta, capito? Adesso stai sulla sinistra, perché la curva è a destra. Bravissimo. Vai, molla un po', molla un po', bravissimo, frena, 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 frena. Ok, bravo, bravo, accelera, bravissimo. Beh, bravo Johnny Boy, allora adesso stai sulla sinistra, destra, stai sulla destra, frena, tieni, sinistra, destra, destra, sinistra, 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 gira sinistra ed è pieno. Ok, adesso stai sulla destra, sinistra, sinistra. Adesso quando ti dico frena, freni tutto, frena. Bravissimo, hai visto? Bravissimo, adesso stai sulla sinistra, ok, adesso giri a destra, bravissimo, stai sulla, sulla destra adesso, attaccato al guardrail, adesso fai a sinistra, bravissimo, ah, grande, hai superato il grande Fox, grande, dottor Master, ti ha superato Leo, non riesco a farlo, stai a sinistra, frena, e riprendi tutto il giro da capo, sei stato bravissimo Leo. Attenzione, no. Vai Carla. C'è il grandissimo Gianni Boy che corre, eh? Dai, fai l'ultimo giro e poi faccio la gara. Ci è tardi. E beh, capita ogni tanto farla dritta. Sì, amore, non c'è benzina, non c'è consumo gomme, non c'è niente, giri per vedere. Prego. Sei deconcentrato tantissimo. Sto zitto, ma fai le curve però. Bisogna parlare nel live, eh? Ok ragazzi, dai, adesso poi andiamo a fare la mega, adesso faccio io la gara, dopo compriamo le macchine e andiamo alla linea del nostro. Grandi, non me lo da mollare mai il volante, infatti di stare a sinistra sempre al contrario, adesso di stare a sinistra. Dai, dopo di questo basta. Bravissimo, dammi 5, bravo, tira avanti il joystick quando ti sposti, se no non riesco a entrare io, bravissimo. Beh, a me che se ne frega.
Allora, fammi fare giusto un paio di giri che prendo un po' confidenza e poi partiamo con la gara. Ok. Allora, vabbè, non è la mia macchina perché è rosa, ma dovrei riuscire forse a farlo lo stesso, se no prendo la Beetle, eh. Caspita, ma che barba, oh! Devo sempre cambiare tutte le impostazioni. Il bello è che li faccio imparare a loro come dovrebbero fare veramente le cose e non stanno a guardare, perché non guardano gli altri come si fa, no? Ciao amici di Twitch! Sì, era Leo. Sì. Perché ha fatto sta cosa strana? Caspita, ho una difficoltà di vedere con questa macchina. Alla Beetle riesco a guidarla benissimo da dentro. Questa qui non ce la faccio, non vedo niente. Anche a te capita, Sharder? Con la Subaru? È curioso perché non la guida a destra. Ah. Io guido dal cofano perché non vedo niente. Cioè, faccio fatichissimo a vedere dal cruscotto. Invece la Beetle riesco da dentro perché vedo veramente bene la pista. A me piace tantissimo la vita. Questa pista mi piace un bordello. Perché è molto veloce. Vieni a vedere Leo come si fa. Vieni qua. Non è che faccio il giro veloce, guarda come prende il culo qua. Prendere il frangente. Ringraziare la mia madre. Guarda Leo, guarda.
ho fatto un po' di bordello alla fine. Ragazzi, può partire volendo, eh? Così riusciamo a fare i 5 giri. Sì, sto guidando la tua macchina, amore mio. Non gliela graffiare, sennò... non me la graffiare. Allora, hai fatto 5 giri? Oh, non dirmi che è in quarta. Porca, scusate raga. Dai. Ero esterno. The Assassin's Creed. L'ho fatta in terzo, vabbè. A cacchio. Oh, raga, ma non dovete far così, perché io vi seguo. Cazzarola. Non dovete farmi ste cose. È come quando vai in strada qualcuno è, cazzaro. No, se non sei in traiettoria quella curva lì non la fai, punto. Però ogni tanto sbaglio, si cadono due marce per volta. Ah, no, quello sì, però lì non riesce a decelerare. Perché sennò come fai? È un casino con la X. E... sì, ma lo sono modificato io questo bot. Ah, grande. Ho preso il kit da Amazon e via. Bravo. E funziona bene? Sì, sì. Due secondi, premi un tasto e ti fa una vita se che ci puoi mettere. Figata. Ah, ok. Solo che invece di 200 euro l'ho pagato 35 euro.
Respira Marco, respira. Oh, le gare online mi stressano tantissimo. Che non me ne frega niente arriva al primo, secondo, terzo, però è proprio la competizione, no? Sai quante volte ho fatto le gare in GT Sport che ero primo e arrivavo poi il pagliaccio da dietro che ti prendeva dentro e ti faceva fare 4 giri e ero lì tutto con l'ansia di arrivare primo, di non sbagliare, fai, poi frenavi tu, quello dietro arrivava a manetta, boom, fuori. Non credo oggi. Mi trovo bene e credo che userò sempre la livrea di Carla da oggi in poi. Porta bene la livrea. Poco ma soffre. Beh, questa qua è fantastica, ma tu non l'hai comprata questa qui? La Subarozza? Sì, la stavo usando. Ah, okay. Ma non mi trovo in certe cose. Non ti trovi? Ah, ok. Che poi tra l'altro questa sarà, si potrà usare alla quinta gara del campionato Toyota, non so se lo sapete che faranno il campionato reale, il GT7 della Toyota. Dai, dai, ci sta, ci sta, ci sta, grande Marco. Bella vittoria finale prima di andare a letto a dormire. Oh, che soddisfaction. Grazie ragazzi, è stata bellissima. Sì, niente, eri dietro, però non ti vedevo dagli specchietti, eh. Cos'era, tipo una curva indietro di me? Ma hai sbagliato o è proprio la macchina che non ti va, mitico dottor Mastro? No, mi sono incaramato prima contro il muro. Ah, ok. Perché non è che è così tanto. Sì, che è così tanto lenta la New Beetle. Ma soffre nel rettilineo, soffre. Allora, io ti consiglierei, perché io la Beetle veramente la ritengo una delle migliori macchine che c'è su questo gioco. Stacci indietro con la Subaru. Stacci dietro con la Subaru. Perché guarda che la Subaru è bella, proprio, eh. È stabile, puoi prendere i cordoli. È tanta roba la Subarozza, eh. Cioè, provala un po', magari, capito? Cioè, facci un po' di strada su. Mi devo mettere lì. Un pochino a provarla, capito? Provare proprio solo lei. Dove ha trovato la Subaru? L'hai trovato? Che poi adesso hanno cambiato anche la cosa, il sistema di frenata, quindi frenano prima le macchine. Come? Ah no, non l'ho trovato. Come frenano prima, scusa?
Il coefficiente di frenata è diminuito. Quindi in curva, se prima ci frenavi, che so, a 100, adesso la puoi fare anche a 110. No, davvero? E questo è stato un aggiornamento? Eh sì, perché hanno rivisto un attimino la fisica e il comportamento. È più realistico adesso allora? Boh, in teoria. Speriamo. Infatti mi sono accorto che molte curve dove prima frenavo tipo molto prima, adesso puoi frenare anche un pochettino più dopo. Fica sta cosa. Allora ragazzi, io facciamo così, non credo che è italiano, però fa niente, me ne frega niente. Ci compriamo la macchinina, la Porsche Spyder Type 550 1500 RS55. Allora, dai, no. Sapevi che prima auto ad avere il nome Porsche era una Spyder con motore centrale. Nello specifico il prototipo 356/1 del 48. Forse l'azienda è sempre stata auto sportive con motore centrale. Vabbè, la Porsche, la Porsche 54, particolare 007, bla bla bla. Sì, dai, la macchina di 007, raga. 5 milioni, 5 milioni 1, 5 milioni 2, 5 milioni 3 e vai! 5 milioni. 5 milioni. Andati, mamma che bello per i soldi, ragazzi. 5 milioni. Ah, 9 milioni. Non me la posso fare. Sento già l'odore proprio di diesel di questa macchina. Non so se è diesel. Andiamo a provarla immediatamente a Monza. Bella, bella, bella garettina online, ragazzi. Comunque, veramente, veramente. Grazie, grazie. Bella garettina. Scusate, sono uscito che faccio questa qui e poi me ne vado a letto perché ragazzi oggi sono aggiornata da 10 ore di lavoro e mi ho pieni un po' le scatoline. Ti fai un po' di curve tu? Quale? Ah, quella che abbiamo appena fatto? Ah, sì. Madonna, sta Porsche, ragazzi, è qualcosa di assurdo. C'ha un cruscotto fighissimo. Siete in live? Guardate che cruscotto, raga. Cioè, dai, è qualcosa di epico. Dai, è epico, guardala. Che figata. Guarda le luci. Sembra un... Che cosa fichissima. Tra l'altro, Dottor Master fa benissimo tenere i soldi, perché tra un po' metteranno le due macchine, quelle che valgono per il trofeo, sai, quelle che hanno corso l'Aleman. E lì mi sa che ci vogliono un sacco di milioni, eh. Ah, ormai costeranno tutte 20 milioni, quelle più costose. 10, sono quelle tra lì, eh. Tu hai preso la Ferrari? Quale Ferrari? È quella che valeva per il trofeo. Se vuoi platinare il gioco, se no vabbè, se non ti frega di platinarlo. E invece io voglio platinarlo perché adesso mi manca pochissimi trofei. Vabbè, a parte quelli di far tutto ad oro, che quelli sono quelli più devastanti per me, perché ci sono certe piste che proprio non riesco a digerirle. Tra l'altro stavo vedendo anche degli youtuber che mi piacciono a me di portata anche più grande, che tribolavano anche loro a fare l'ultima gara. Voi l'avete fatta l'ultima gara oro? Quella sul bagnato? Delle patenti? No, quella. Mamma mia, ragazzi. Ho visto due o tre youtuber. Mi sono sbattuto più di tanto. No, neanche io, infatti io ho preso tutte bronzo per avere le macchine e le patenti. Dopo pian pianino ci metto dietro e... Però ci sono delle piste che veramente non... Delle piste che no, proprio. È bronzo, sì, vabbè. È oro, è... Oro è oro, ragazzi.
Anch'io uguale. Allora, vi devo chiedere un consiglio. Io voglio comprare la macchina da 13 milioni, ok? Ok. Però vorrei farla, vorrei comprarla non in live, ma facendo un video come ho fatto quello della Ferrari da 20 milioni e poi pubblico il video su YouTube. Se è una buona idea secondo voi? Perché sono tanti soldi quella da 13, eh? Poi dipende da te. Perché adesso ci sono dentro in 5, 5 persone che stanno guardando, quindi se la vado a comprare non è che ci sia proprio un gran pubblico. L'altra mi sembra che ho fatto tipo 300-400 visioni, se non sbaglio. Beh, perché sai, io una macchina da 20 milioni, la gente vuol vedere che macchina è. Anzi, Sharpia, vieni qua, vieni. Mi serve come cavolo, questo. Dai, mettiti lì che ti vengo addosso, vediamo cosa succede. Ciao, amici di tutti. Però mi serve come metro di paragone. È vero. Mi servi come metro di paragone per cercare di starti dietro e migliorare. Però vai come vai sempre tu, A fuoco. Ma che poi alla fine non ti ho chiesto che volante hai preso, dottor Master. Che cosa hai preso? Il 923 o il 29? No, il Didi Pro. Ah, figa, ti sei preso il Didi Pro dalla Fanatec. Quello... Ti cazzi. Ah, a quello non ti è arrivato. Il Didi Pro. Sì, sì, il Didi Pro, Fanatec. Wow. A quello non ti hanno consegnato, infatti io dicevo strano che la Logitech non consegna. E la Fanatec, dov'è la Fanatec in Italia? Boh, non l'ho visto. Assurdo. Oh, sarà a Milano, quelle zone lì sicuramente. Sì, perché Fanatec non, beh, non è italiano, quindi sarà un importatore o addirittura loro che hanno la sede. Cazzarola, Fanatec no, mi hai fatto rimanere male, amico mio. Fanatec è tanta roba. Cazzarola, lo sai che non mi ricordo una sigla io. Pensavo che era la Logitech del G923 o G29, la roba più tranquilla. No, volevo prendere il G29, ma mi sembra piccolino e poi mi sembra una plasticaccia, boh, non so. Beh, rispetto al Fanatec, non mi piace. Rispetto al Fanatec penso proprio di sì, è americano. È un giocattolo vedere il volante così. Allora, piccolino. È americano. È americano e per lo stipendio che prendo io rimango senza key, diciamo. Madonna, questo costa 1.799 euro, ragazzi. Podium Racing Well Formula 1, mamma mia, ma sai avere un volante del genere? Troppo per un volante costa motori, non vale a spendere quei soldi, no? Dipende sempre da quello che devi fare, cioè tu calcola che io compro tantissimi giochi, se vai a vedere, non so, in un anno ne spendo anche, non so, 1.500, tu compri due giochi, quindi Gran Turismo e Formula 1 e non so, assetto corsa competizione, e poi prendi il volante, quindi alla fine della fiera è come chi spende tanti soldi in gioco. Però è un investimento che dura, non è che dura due mesi. Me lo vorrei prendere, però sono tante cose, questo, poi c'è quello, poi quello, non riesco mai a... Vabbè, certo. A parte che comunque adesso... Quante c'hai, Shard? Quello come se... c'è Marco. 923. Ah, ok. Allora, Fanatec è americana, il design è engineering in Germany. Affanculo. Podium Racing Well 1.800 euro, ragazzi, il Fanatec. Podium Racing Well F1.
Cioè questo guida da solo praticamente. Bellissimo. Bello. Bellissimo. Non la posso prendere. Vediamo il pezzettino, ragazzi. Scusate se non vi ho fatto vedere prima il replay. Mi ero preso sul panico. Allora, questa è la Porsche da 5 milioni, ragazzi. Allora, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, esco un attimo dalla party, vi saluto, rimanete ancora in live, vi saluto poi dopo e vado a comprare la macchina e faccio un filmato, decido di fare il filmato e non comprarla in live con la 13 milioni e ci vediamo domani sera con Warzone, ragazzi, venite comunque a trovarmi, Charder, il mitico Dr. Master, anche se facciamo Warzone, ok? Grandissimi, ciao a tutti e fate pubblicità, tutti i giorni, tutti i giorni Marco Drums Games. Ciao bello, ciao Charles, grazie della livrea, è bellissima, davvero, e aspetto la mia, dai, quando hai tempo, non fare le cose fino alla una di notte, quando avrai un po' di tempo, ecco. Dai, adesso poi vado a modificare, metto una L e TV, così almeno poi gliela faccio perfetta, ma è, guarda che è bellissima, davvero, complimenti, perché io le livree faccio delle cacate incredibili, invece hai fatto veramente una livrea bella, bella, bella. Ti ringrazio anche Carla e ci vediamo domani sera su Warzone, ok, Charder? Ciao, mitico Dr. Master, ciao. A domani. Allora, ritorniamo a noi. Ah no, ho sbagliato parti, sto entrando nel party di un altro. Incredibile. Ciao amici, ci vediamo domani. Ciao. Ok ragazzi, allora guardate che mezzo spettacolare. è bellissima questa Porsche. Allora io ragazzi vi saluto, vi aspetto domani sera con Warzone. Amici e amiche mie, domani sera con Warzone, il mitico Morris, Giovanni e Chris, ok ragazzi, rimaniamo d'accordo così, poi se ci sono giochiamo insieme, se non ci sono gioco da solo. Domani sera Warzone, domani è il mercoledì Warzone. Marco Drums Game, iscrivetevi al canale, fate l'abbonamento se volete e grazie mille a tutti, statemi bene, buona serata, buonanotte.